Amici di Planet Spin, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di kayak fishing e nel dettaglio vi faccio vedere come installo il nuovo ecoscandaglio sul mio kayak. Ho preso questo nuovo eco, un hook reveal da 7 pollici e lo vado a sostituire al mio vecchio eco. Avevo un hook 2 5x e vi faccio vedere tutte le fasi per l'installazione. Facciamo anche un veloce unboxing. Faccio vedere il contenuto della confezione. Qui abbiamo il nostro eco. L'uovo di pacco. Una bella televisione. All'interno troviamo le viti di fissaggio, fusibile, il trasduttore, questo è un 50-200 Hz sul connettore. Quella staffa che va sotto l'eco, supporto, il cavo della batteria a cui metteremo il fusibile, e poi ci sono altri dadi, viti e basette per il fissaggio del trasduttore che io non uso perché attualmente, poi vi faccio vedere, sotto al kayak c'è già uno spazio dove è molto facile installare il trasduttore, quindi non devo montare nessuna staffa supplementare. Queste sono le viti per montare l'eco. Procediamo. La prima cosa che faccio è mettere il kayak laterale per montare il trasduttore sotto la chiglia. Praticamente questo kayak, che è il Compass, ha già preinstallato questa basetta dove è possibile installare con estrema facilità la sonda trasduttore. La prima cosa da fare è passare il filo attraverso il foro. Montata la nostra basetta, spero si riesca a vedere, la calziamo dentro lo scasso.
E avvitiamo. Sonda montata. Ora possiamo rigirare il nostro kayak. La sonda, il cavo della sonda esce da questo lato qui. Dobbiamo farla andare nel passacavo. In questo passacavo. Al centro dello scafo è previsto questo foro di passaggio dove facciamo andare il cavo della sonda. Questo cavo arriverà fino allo strumento che poi andremo ad installare a bordo del nostro kayak. Io ho due cavi, uno della vasca del vivo e questo qua dell'eco. A dire la verità, fino adesso non mi hanno mai dato problemi. Inserito i cavi e vado a serrare questa vite. Il nostro cavo della sonda lo faremo uscire in questo foro insieme all'attacco per la corrente. È un passacavo che fa anche da postagno. C'è una guarnizione. Questo qua si toglie per inserire il cavo al suo interno e porta questo controlato. Facciamo passare il cavetto dentro. Facciamo uscire ecco. E questo è l'aggancio per la sonda trasduttore. Ora ci tocca far passare il filo della corrente. Per quanto riguarda il cavetto della corrente, gli monto prima il fusibile. Faccio un attacco veloce, quasi come un test, anche per vedere il funzionamento, e dopo mi affino a fare i contatti, i collegamenti come si deve. Assemblato velocemente il fusibile. Visto che la batteria per l'ecoscandaglio ce l'ho nel vano anteriore, nel gomone anteriore, questo, passo il cavo direttamente da qui e lo faccio arrivare sempre al solito foro qua. Anche questo cavo lo passo attraverso il controdato e poi lo faccio uscire di qua. Gli metto sempre il solito passacavo e i cavi si equivalgono, quindi è abbastanza indifferente come passare in quale foro. Gli diamo un po' di spazio, penso così possiamo passare.
e gli monto il controcato dietro, oltre la guarnizione. E questo è il risultato. Allora, questo è il mio vecchio eco e questo è il mio nuovo eco. Un bel upgrade ci voleva. La prossima operazione che ho fatto è montare la basetta RAM per l'aggancio sulla mia staffetta sul binario del kayak. La staffetta RAM con la palla l'ho assemblata con la basetta dell'ecoscandaglio. Ho fatto 4 fori sulla basetta che coincidono con i fori della basetta dell'eco. Ho montato l'eco sulla basetta e poi faccio una prova di montaggio direttamente sulla palla RAM. Sarà presso a poco questo. Ci piace. Ora metto il cavetto, uno spinotto collegato già alla batteria. Questo qua invece lo collego al fusibile. Una veloce connessione giusto per fare una prova di accensione e poi con calma dopo sistemo tutto. Colleghiamo i cavi, andiamo a allungarli giusto un po'. Questo è quello della corrente. Questo è quello della corrente e questo è quello della sonda. Dopo aver montato i cavetti facciamo una prova di accensione. Do il connettore attraverso la batteria. Questa è la batteria per il mio fish finder. Monto il cavetto e poi facciamo la prova di accensione. Okay, dopo aver collegato il morsetto facciamo una prova di accensione. Partito, si sta avviando. Ci sta proprio bene su questo kayak, devo dire la verità. E questa è la schermata principale. Cartografia, sonar, downscale, schermo diviso. Allora, abbiamo finito l'installazione dell'ecoscandaglio, ora non ci resta che fare una prova in pesca e questa è la prima parte del video, la seconda parte la faremo direttamente in pesca. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi!